Può Vlad l'Impalatore, personaggio sanguinario, combattente temerario, terrore dei suoi nemici, proveniente dalle fredde terre balcaniche, avere qualcosa a che fare con le calde terre italiane? A quanto pare, per alcuni sì. E il suo legame con la Campania e la Basilicata sarebbe sua figlia. E il 1479, il re di Napoli Ferdinando d'Aragona, legato all'ordine Draconis, fondato per difendere la cristianità dalla minaccia dei turchi, accoglie e dà asilo, come accordo richiedeva, alla vedova dell'eroe albanese Giorgio Castriota Skanderbeg. La donna è accompagnata dai suoi figli e una bambina di 7 anni, orfana, scampata alle persecuzioni dei turchi, da lei presentata come figlia di sua sorella. Quella bambina è Maria Balsa e il suo cognome cela dietro di sé una serie di segreti che l'accompagneranno fino alla tomba. Alcuni ricercatori, tra i quali figurano Raffaello e Giandomenico Glinni e Nicola Barbatelli, hanno infatti portato avanti l'ipotesi che la bambina non fosse altro che la figlia di Vlad III l'Impalatore, o più comunemente conosciuto come Dracula. Per far sì che la bambina vivesse senza problemi nella cattolica Italia, visto il suo legame con quell'uomo sanguinario che allora era già stato scomunicato, sembrerebbe infatti fosse stato deciso di cambiarle il cognome, derivandolo da Balcana o da Basarat. Una volta cresciuta, Maria Balsa avrebbe sposato Alfonso Ferrillo, nipote del re di Napoli e conte di Acerenza. Lì, nelle terre lucane, la donna avrebbe restaurato la cattedrale e fatto costruire una cripta nella quale, attraverso una serie di riferimenti simbolici, avrebbe svelato la sua vera origine. La storia già così inizia a risultare affascinante, ma anche abbastanza articolata. Le prove sulla provenienza balcanica della bambina includono anche contatti e intrecci politici parentali tra Vlad III, Mattia Corvino, Ferdinando d'Aragona e Skanderbeg, i quali richiedono riflessioni e studi decisamente molto più approfonditi e che, ahi noi, allungherebbero di molto la visione di questo video. Perciò, per chi fosse interessato, allego in descrizione gli articoli, in modo tale da averne una vostra opinione. Ciò su cui voglio invece focalizzarmi è la cripta in Basilicata nella Cattedrale di Acerenza. Tale cattedrale, infatti, già carica di un'aura di mistero legata ai Templari e al Sacro Graal, porta con sé quello che alcuni definiscono indizi sulla discendenza di Maria Balsa alla stirpe di Dracula e anche una sorta di tentativo di riabilitare la figura del padre. A partire dal blasone Ferrillo Balsa, che porta i due stemmi dei coniugi fusi insieme. Da un lato lo scudo con 3 stelle e un elmo, e dall'altro un drago alato, che, sempre secondo chi sostiene la discendenza con l'Impalatore, è lo stesso simbolo del principe Vlad III di Valacchia. Drago che ritorna in un affresco e che parrebbe voler rappresentare il principe stesso, che voltando le spalle alle figure sacre viene schiacciato da Santa Marina d'Antiochia. Santa che, guarda caso, è scampata miracolosamente alle persecuzioni dei turchi proprio come la Balsa. Fattezze di drago, tra l'altro, che sembrano rimandare ad un fregio che adorna le pareti della cripta, attribuiti ai lineamenti demoniaci di Dracula. E poi che dire del gioiello a forma di stella con rubino portato al collo dalla Madonna nell'affresco centrale dell'Epifania, del tutto identico a quello portato da Vlad III, in quanto simbolo della cometa di Halley, passata il giorno della sua presa al potere. Oppure la presenza dell'effigie di Sant'Andrea, patrono della Romania? E se non bastasse, cosa pensare dell'antico documento notarile nel quale la stessa Maria, nell'indicare i beni da destinare alla figlia Beatrice, elencò alcune sue proprietà situate in Romania? Una tale portata di indizi non può che dipanare qualsiasi dubbio? Beh, no, tutt'altro. La storia della figlia di Dracula sepolta in Italia è stato uno dei casi che ha fatto storcere il naso, alzato polveroni e anche fatto arrabbiare parecchia gente.
tra questi il direttore del Centro Studio della Cultura Mediterranea, Agnello Ertico, che ha dichiarato fermamente che la figlia segreta di Dracula non è sepolta nella cattedrale di Agerenza. Inoltre, nel libro Il lupo e la cometa, si supporta la tesi che sono gli stessi simboli presenti nella cripta a rendere il mistero meno misterioso. Lo stesso Araldo, per esempio, non accerta nessun legame con Vlad III, visto che il drago era un simbolo araldico abbastanza diffuso e già presente nello stemma dei Ferrillo. Così come l'origine del cognome Balsa, che apre numerose ipotesi e nebulose spiegazioni, tra le quali quella che la Maria di Balsa menzionata nelle cronache in realtà fosse discendente da Gojko Balcic, nipote di Skanderbeg, discendente dai Balcic di Montenegro, il cui stemma, in effetti, è presente nel sarcofago nella cripta, trasformando di fatto anche il drago in un lupo e la stella a 16 punte nella cometa di Betlemme, poiché i Balsa si ritenevano discendenti dal re Magio Baldassarre, tra l'altro presente sempre nell'affresco dell'Epifania che vi ho menzionato. A concludere, i più maliziosi hanno anche fatto presente che lo stesso team di ricerca è stato protagonista di un'altra discussa e poco chiara scoperta, che vede il ritrovamento dell'autoritratto di Leonardo da Vinci e che quindi andrebbe tutto preso con le pinze. Quindi tutto smentito? Una leggenda moderna confezionata ad hoc? La figlia di Dracula non è mai stata in Italia? L'argomento è piuttosto complesso e riuscirsene a districare richiede pazienza e tanta ricerca. Io stessa in questo video ho cercato di dare degli spunti di riflessione, conscia di non aver detto tutto. È quindi inevitabile che nel marasma intricato di informazioni faccia più presa la versione più romantica e misteriosa, con protagonista una delle figure più affascinanti e allo stesso tempo inquietanti dell'immaginario gotico. D'altra parte, se la storia fosse vera, allora sarebbe anche probabile l'ipotesi che le spoglie di Dracula salvate dalla figlia siano state sepolte a Napoli e a Santa Maria la Nova. Ma quella è tutta un'altra storia, tutto un altro mistero. E voi? Conoscevate la storia di Maria Balsa? Credete che sia davvero la figlia di Dracula? Scrivetemelo sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e regalatemi una piccola condivisione. Se non lo aveste già fatto, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per rimanere aggiornati. Noi ci rivediamo la prossima settimana per un altro racconto dalle ombre. E ricordate, mi trovate anche su Facebook, Instagram e Twitter. Alla prossima, vostra Racconti dalle Ombre.